tutti, sono sempre Victor Laszlo 88. Allora, sono passate poche ore dalla notizia del licenziamento da parte di Disney di James Gunn in seguito a quei tweet offensivi e carichi di un umorismo forse un po' troppo pesante, che in certi casi non è neanche black humor, ma semplicemente il tentativo di provocare chi legge, da parte del regista, che fino a qualche anno fa si considerava un grande provocatore. Lui ha chiesto scusa, dice che capisce la decisione della Disney, e quindi quale modo migliore per stemperare questa atmosfera pesante se non facendo la reaction di un film che sto attendendo come la quarta venuta di Cristo, neanche la seconda, ovvero Glass di M. Night Shyamalan, seguito di Split, che va a completare la trilogia iniziata con Unbreakable, e neanche lo sapevamo fino a quasi un paio d'anni fa. Comunque sia, oggi siamo nel pieno del San Diego Comic Con, usciranno anche i trailer di Aquaman e Animali Fantastici, dove trovarli, I Crimini di Grindelwald, più altri di cui spero di fare la reaction, quindi aspettatevi una pioggia di video in queste ore. Non ho ancora visto naturalmente il trailer di Glass, per cui ora lo guardiamo e poi ne discutiamo, non vedo l'ora. Vediamo un po' che cosa ha fatto il buon Shyamalan. È un piacere conoscervi. Sì? È davvero straordinario. Falli vedere. Ma sarà tutto più chiaro ora che vi dirò qual è il mio ruolo. Falli sono vedere. Sono la dottoressa Ellie Stable e sono una psichiatra. Concentro il mio lavoro su un particolare tipo di manie di grandezza. Quindi hanno riunito in sostanza. Madonna! Buon per lei. No, ragazzi, cioè... Vi siete persuasi di avere doti straordinarie, come i personaggi di un fumetto. David Dunn, anni fa è stato l'unico sopravvissuto a un disastro ferroviario. Pensa di avere superpoteri. Beh... Io sono Mary Reynolds, per favore, signora. No, ma voi state scherzando. Che coesistono nel suo corpo. La bestia arriva da un momento all'altro per voi. Cioè... Quello che metto in dubbio è la vostra convinzione. Che siate in qualche modo sovrumani. Beh! Eppure, è così. No, ma voi state scherzando. Questa è la decostruzione. Madonna. No, dai. Ah, ma c'è pure lei. Alcuni di noi non muoiono con i proiettili. Alcuni di noi possono piegare l'acciaio. Aspetto il momento in cui Villains che esistiamo. Posso incontrare la bestia. Spero per il tuo bene che tu possa piacere. Sembra che i cattivi stiano facendo squadra. No, 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 no. Siete scherzando! Ho la pelle d'oca, vi giuro! Dobbiamo chiamarla. Nome, mister. Cognome. Glass. Oh! Ma voi state scontando! Allora, io sono allibito da quanto questo trailer sia bello. Innanzitutto perché è incentrato sulla figura dell'uomo di vetro, ovvero Elijah Price, interpretato da Samuel Jackson, e quando un anno e mezzo fa siamo andati a vedere in sala Split, non sapevamo che sarebbe stato il seguito di Unbreakable. Quindi, una volta appurato questo, quando si è capito che Shyamalan stava creando una sorta di Shyamalan Universe, un po' tutti siamo andati in visibilio, quindi questo trailer lo stavo aspettando veramente tantissimo. E se notate, ognuno di questi film ha un titolo che si riferisce a uno dei tre personaggi. In particolare Unbreakable è riferito a Dan, che è Bruce Willis. Split è riferito a McAvoy, ovvero al povero Kevin Wendell Crumb, l'uomo con tante personalità. E Glass è riferito per appunto al personaggio di Samuel Jackson. Ora,
vederli tutti e tre insieme in questo trailer mi ha emozionato, soprattutto, non so per quale motivo, io non riuscivo a immaginarmi cosa avrebbero fatto in Glass e non avevo pensato alla cosa più logica, ovvero i due cattivi che si alleano. Quindi il fatto è che Dan e il povero Kevin hanno effettivamente due abilità molto particolari, perché Dan è forte e praticamente indistruttibile, mentre invece Kevin ha queste personalità, tra cui anche la bestia, che forse addirittura è più forte di Dan, perché può arrampicarsi sulle pareti, può spiccare salti lunghissimi, è molto più agile, è un vero e proprio animale in sostanza. Mentre il potere di Aya Price è qualcosa che gli si ritorce contro, perché la sua capacità è la fragilità del corpo, ma questa fragilità va di pari passo con un quoziente intellettivo sviluppatissimo, quindi il suo vero potere è l'intelligenza, è il fatto di potersela cavare in qualunque situazione. Ricordiamoci che in Unbreakable i disastri a cui sopravviveva il personaggio di Dan erano causati da Aya Price, che voleva testare la sua forza, quindi è sicuramente un personaggio diabolicamente intelligente. Quindi il fatto di vederlo qui, che pur essendo fragile è quello che prende in mano la situazione manipolando Kevin, è qualcosa che mi piace un sacco, anche perché c'è la decostruzione del supereroe. Glass arriva in un momento cinematograficamente storico molto importante, il momento in cui nell'intrattenimento dominano i supereroi. È un periodo che sta durando da tanto, per l'amore del cielo, ma che prima o poi finirà, perché come tutte le mode questa cosa andrà a morire o al massimo a stabilizzarsi, non avranno questo successo per sempre. E quindi Shyamalan che cosa fa? Torna con un film che va a essere un discorso su questo tipo di intrattenimento, ovvero un film che ti decostruisce totalmente l'idea del supereroe. Persone che vengono messe in un manicomio come megalomani che credono di avere superpoteri e che in effetti hanno qualche capacità. Sono superpoteri? Cioè è un mondo in cui si accettano naturalmente i supereroi come forma di intrattenimento, ma non appena compaiono persone che potrebbero essere supereroi, tutti sono diffidenti, li rinchiudono e vedono che cosa possono fare. Quindi quando la scena della videoteca con il reparto Villains è una cosa meravigliosa, è meravigliosa, perché c'è anche la frase, Samuel Jackson dice: sembra che i cattivi stiano facendo squadra. Ma quanto è bella questa cosa. Ma poi anche vedere le nuove personalità di Kevin, cioè io adoro il fatto che Shyamalan si stia mantenendo su questo impianto un po' grottesco, capito? Perché Kevin alla fine ha dei momenti che sono molto grotteschi. Quando arriva Patricia, anche in Split era così, però porca puttana quanto è bravo, cioè quel personaggio mi piace da morire. E quindi voglio vedere un attimino che cosa accadrà, voglio capire cosa dovrà fare Dan. Peraltro quanto è bello il fatto che fondamentalmente ognuno di loro abbia un aspetto caratteristico, come se indossasse effettivamente un costume. Il modo eccentrico in cui è vestito Mr. Glass è abbastanza valido come costume, no? Con la giacca un po' brillante, la camicia viola, insomma, i capelli brizzolati, tutti che sono peggio spettinati dei miei. Mentre invece, vabbè, diciamo l'aspetto caratteristico di Kevin, della bestia, è il petto nudo con le ferite, i muscoli esagerati. E invece il mantello verde con cappuccio, che fa molto cloak della Marvel di Dan, è fantastico, è quello che già indossava nel primo, quindi in Unbreakable. Per cui capite che io, che comunque Unbreakable lo vidi quando avevo, mi pare, 12-13 anni, e l'ho rivisto tante volte nel tempo, rimango assolutamente allibito nel vedere questo trailer, anche perché Shyamalan è definitivamente tornato. Shyamalan è un regista che ho sempre adorato, che si è perso completamente per strada, con cazzate come L'ultimo dominatore dell'aria, E venne il giorno, oddio, oddio, After Earth, che merda di film è quello, ma non è neanche un film, è... Poi ha fatto The Visit, che non mi è piaciuto per niente, ma che segnava comunque un suo rinsavimento. Split l'ho adorato, non so
magari Glass non mi piacerà, ma dubito. Sei fatto che non vedo l'ora di vederlo. Ora, piccola speculazione, secondo me potremmo ritrovarci nel film il piccolo Cole ormai cresciuto, il bambino nel sesto senso. E voi direte, sì, addirittura, ma poi nel sesto senso c'è Bruce Willis. Sì, è vero. Ma se io fossi in Shyamalan e avessi creato lo Shyamalan Universe e tra i miei film precedenti ci fosse un personaggio che sa parlare con i morti, la prima cosa che farei è lo metto dentro, perché anche quella potrebbe essere considerata una capacità soprannaturale da supereroe, ok? Il fatto che ci fosse Bruce Willis nel sesto senso frega un cazzo. Al massimo fai una battuta per dire che Dan somiglia al suo vecchio psichiatra, oppure semplicemente te ne sbatti i coglioni, perché è talmente ghiotta l'occasione che se non l'hanno colta sono scemi. No, scherzo, magari poi ci sono problemi di diritti, non lo so, sta di fatto che io voglio crederci, voglio sperare che qualche riferimento a Cole ci sia. Magari non lo mostro, ma qualche riferimento devo mettere, perché anche lui, porca miseria, può tranquillamente essere inserito in un'ipotetica rosa di supereroi shyamalaiani. Quindi e tutto il contesto, la decostruzione e quant'altro mi fa pensare che forse ci troveremo di fronte ad un grande film. Tante cose belle in questo trailer. Il momento del confronto tra la ripresa e la bestia deve essere fantastico. Il fatto che a un certo punto Dan dica di voler trovare la bestia con Kevin, che dice prego Dio che tu... no, con Patricia, sì, che beh, sempre Kevin, però il corpo di Kevin, ma la mente quella di Patricia, che dice prego Dio che tu possa piacergli, insomma, voglio vedere il confronto tra questi tre personaggi e come il mondo intorno a loro subirà l'impatto della loro forza. Quindi non vedo l'ora di guardare questo Glass, che più che un horror sembra un thrillerone. Poi magari ci troviamo di fronte al primo superhero horror, chi lo sa, vedremo. Sta di fatto che Shyamalan in questo momento decide di fare un film supereroistico che però decostruisce totalmente la figura del supereroe, e spero lo faccia bene. Quindi questo è quello che pensavo circa Glass di M. Shyamalan. Fate sapere un commento sotto che cosa ne pensate. Io vi abbraccio, grazie mille per aver seguito il video da tanto ma tanto ma tanto bene. Noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog.